lavoro torni finalmente a muoversi. Intanto l'Agenzia del Demanio punta a valorizzare dei beni storici, dai fari agli antichi castelli, proprio per incrementarne il loro valore in questo periodo. Sono stati individuati decine di questi beni e il 30 di aprile scade il termine per il bando pubblico. Sentiamo allora Beatrice Bortolini. Il castello di Soriano è una splendida struttura realizzata ed ampliata nel 1200 da Papa Niccolo III, che amava molto questo luogo e il quale finì anche i suoi anni all'interno di questa struttura. Ci troviamo a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, e questo castello è uno dei 63 immobili di proprietà del Demanio che verrà affittato a dei privati. Tempi difficili e lo Stato deve far cassa o almeno liberarsi da qualche spesa in tutti i modi. Questo è un modo che potrebbe avere anche ottime ricadute. L'Agenzia del Demanio ha individuato gli edifici storici che potrebbero essere dati in concessione e utilizzati, qui sta la novità, per turismo e alberghi di alta qualità. Invitalia, che è la società pubblica incaricata di gestire l'operazione, indica tre precedenti di successo. Villa Tolomei a Firenze, la Dogana Vecchia di Molfetta e questo albergo mozzafiato nel sud della Sardegna, Capo Spartivento, che nasce dalla trasformazione di un antico faro demaniale. Poche esperienze positive però. In passato tutto si era sempre incagliato di fronte alle resistenze burocratiche e ai vincoli vari. Questa volta si prova a stringere i tempi. Il 30 aprile scade il bando pubblico e tornando al nostro castello, chi proporrà il miglior progetto se ne conquisterà la concessione per i prossimi 50 anni con la licenza di realizzare una struttura alberghiera di pregio. Insieme a questa valorizzazione del castello ci sta anche tutto il discorso della valorizzazione dei percorsi gastronomici e turistici del luogo. Tra una settimana